Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Facciamo la daily, che è un po' che non la faccio. E purtroppo è con Lilith. E con Lilith è già tanto se ci arriviamo alla fine di sta daily. Ok. Seguiamo il tutto. Ma quello che è parassitoide? Ah no, dove abbiamo friend? Ok. Ma ne spawna un altro nella stessa posizione? Ok, funziona. La maggior parte del danno a questo punto del livello lo farò lui. E dobbiamo andare di qua per forza. Ok. Lasciamo fare. Cazzata. Spegne pure i fuochi? No. Beh, in teoria ti consumo l'anima. L'hanno aumentato. Va bene. Scendiamo magari in un piano dove siete qualcosa, anche se è Cellar. Almeno se avete qualcosa. Sarà facilissima sta cosa, eh? Infatti. Immaginavo. Più che altro nelle stanze piccole o nelle stanze in cui possiamo far poco, non è proprio il top della vita. Ma questo trinket fa sì che... No, il fatto è che o guardo lui o guardo dove sto io. Oltretutto con Lilith è ancora più difficile sta cosa. Infatti funziona così questo trinket: o vi fa spawnare una mosca rossa nelle chest, o le chest valgono il doppio della roba praticamente. Quindi è facile che ci trovi oggetti in sostanza. È pieno di tinted, ma non ha una bomba né anche a pagarla. Nada de nada. Grazie. Ora mi rifaccio il giro di tutte le tinted, eh? Non lo dico adesso. Siete belli consapevoli. Allora, ne ho vista una qua e ce ne vogliono due, le bombe. E una. Un'altra qua. Cercando di spaccare anche quelle due anfore. E ne ho vista un'altra. Ti ricordo dove inizio il livello? No. No, no, forse ho visto la cesta, semplicemente. Non ha duplicato un cavolo in realtà. Ma vabbè. Dammela una cartona. Ma basta queste stanze. Qua non ci posso fare niente. Quindi è abbastanza scarso per non aver necessità del doppio delle... perché magari qua c'è Krampus. E invece non c'è nessuno. Danno in più, non si rifiuta mai. Adesso andiamo avanti a cuori blu però. Vabbè, che tanto cuore rosso non ce n'è. Ah no, in realtà ce l'ho a cuore rosso. Uso strength. Almeno tu esplodi, no? Esplodi. Che siamo così veloci improvvisamente? È successo?
Questi sono grossi. Prendiamo lo stesso. Ah, ok, i brufoli. Che poi non funzionano. Oh, non t'ho visto. Quello invisibile è pericoloso. Ma quanto veloce quello? Sembrano accelerate le stanze. Che cavolo. Guarda, lo faccio. I funghi a volte possono rovesciare i funghi. Che sembra stupido dirlo, ma non è così banale la cosa. L'ho preso gratis, quindi Catacombs 2. Ah, danno adesso è interessante. Poi posso, no, non lo so. Dove andiamo? Qua. Piccolo che non la vedevo. Come avevo suggerito, possono rilasciare spesso oggetti. Qua in teoria non c'è niente. Cioè, però insomma, niente niente no, in realtà c'è ancora blu che è sufficientemente interessante. Ma almeno una stanza di oggetti vorrei vederla. Mi spiace. Non mi posso permettere di saltarla proprio. No. Coglione. Sono un coglione. No, buono. Cazzo. No, qua devo andare a vecchia maniera. Molto vecchia maniera. Strength è ottima sempre per la storia dei patti. Ok. Boom, sì, perché mi dà 5 bombe.
anche se poi non lo userò. E adesso ce ne torniamo bellamente. Vedete che ha raddoppiato quasi gli oggetti. Ce ne torniamo bellamente. Andiamo, andiamo. Abbiamo solo tre cuori, quindi non è detto... No. The Hanged Man non mi pare mi serva. Non mi vorrei sbagliare, ma non mi sembra sia necessario. Però adesso posso prendere il cuore blu. Sì. Potrei anche far saltare lui. Così questo 2,5 in più di possibilità ridicolo me lo cucco. Vediamo per caso c'è la stanza segreta. Potevano esserci cuori. Chi lo sa. Ecco, The Dark One è abbastanza rompipalle perché meriti di fare questa cosa. Allora, che cosa mi interessa? Mi interessa sicuramente il volo. L'altro no. Avere patti tutti i piani, tanto non c'ho neanche cuori da dargli, quindi. Attualmente stiamo andando a scrocco, però. Già il fatto di poter volare è tanta roba. Non devo più pensare a come muovermi. Anzi, sì, Blue Baby Only Friend ci fa la grazia. Adesso lo posso utilizzare un po' più tranquillamente. Ci abbiamo un Curse of the Lost, quindi se troviamo il boss ci tocca farlo. Potrebbe esserci niente, letteralmente niente. Un altro non lo vedo, quindi ecco. Ok, uno è andato. È andato. Eccolo. Venga, signor verme gigante, venga, venga. Questo è uno dei boss che non mi ricordo come si chiama. Qua. La potenza del volo. Anche della velocità, devo dire la verità. Non c'è niente. Perfetto, un cuoricillo. No, no, un attimo, diventa problematica qua la situazione. Ora è diventata problematica veramente. Beh, questo si è salvato. Bello il pony, però no. Grazie, ma no. Ok. Il piano di mamma. Devo ricordare che lì non c'è mai. Che cacchio ci guardo a fare ogni volta?
Ted. Stavo per lisciare clamorosamente, oltretutto. Merda, presa. Come tu possa essere partito prima ancora di vedermi è tutto a dire. Salta qua. Dai, ma muori con onore. Perché non ho fatto la boss rush? Ma sono un coglione. Sono un coglione. A parte che ho sbloccato l'achievement dei marathon. Ma sono un coglione. Potevo fare la boss rush con Lilith, che è una cazzata. Sarei entrato in top 200 probabilmente. Vabbè ragazzi, breve video ma intenso, e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti da Serp.